Professore, faccia a faccia con l'intelligenza artificiale, la sfida in cantiere è il nome di questo evento, organizzato anche grazie al contributo dell'Università dell'Aquila, in particolare del Dipartimento da lei diretto, il Licea. Ecco, che tipo di contributo ha dato l'Università, quali saranno anche gli argomenti che tratterà il nostro Ateneo? Il contributo dell'Università è, come tutti i contributi che dà l'Università, è un contributo sostanzialmente di ricerca. Quello dell'intelligenza artificiale applicata alla gestione del cantiere, ai temi della produzione edilizia, è uno dei temi fondamentali con i quali ci confrontiamo a livello di ricerca. Anzi, il titolo è anche interessante perché, se avete notato, è la sfida dell'intelligenza artificiale in cantiere. E niente di più calzante, perché poi non esiste forse quasi nulla di più conservativo, di più refrattario all'innovazione come il cantiere, perlomeno come è stato percepito fino adesso. E non a caso questo evento, per certi aspetti dirompente nella logica del cantiere, è poi organizzato da Ancia Giovani, in concomitanza con il Licea. Il presidente Ancia Giovani è un ricercatore del Licea e quindi su questi temi si confronta quotidianamente. È un contributo importante perché molto del progresso dell'edilizia può passare anche attraverso l'innovazione, o perlomeno questo tipo di innovazione. Un tema, quello dell'intelligenza artificiale, per sua natura interdisciplinare, infatti oggi ci saranno i contributi anche di altri dipartimenti dell'università, quello di informatica diretto dal neoeletto professor Graziosi. L'approccio interdisciplinare è un approccio che a lei sta molto a cuore. Sì, è un approccio che io ho sempre perseguito all'interno del mio dipartimento, perché poi anche da noi esiste una trasversalità dei saperi che spesso diventa difficile mettere in campo, ma è importante anche attraverso un collegamento con gli altri dipartimenti. Stiamo costituendo un centro di ricerca interdisciplinare sul monitoraggio, che coinvolgerà, oltre al Licea, anche il Dipartimento di Ingegneria, il DIE, e anche l'altro Dipartimento di Ingegneria che è il DISU. Quindi è uno dei tanti momenti di interdisciplinarità. Come dico spesso, oggi se non si ha un approccio interdisciplinare, non si ha un approccio corretto ai problemi, e i problemi non si risolvono, perché il mondo è diventato di una tale complessità che richiede proprio un coinvolgimento di diversi saperi. Siamo nell'evento Faccia a Faccia con l'intelligenza artificiale, la sfida in cantiere, all'interno del quale vengono presentati i risultati di un workshop partito già diverso tempo fa. Il risultato di questo workshop lo vediamo alle sue spalle, una struttura, un'installazione curata dagli studenti, che ha utilizzato proprio l'intelligenza artificiale e un materiale come quello degli scarti da cantiere. Sì, esatto, all'interno di questo convegno sull'intelligenza artificiale abbiamo pensato come inserire una parte artistica e culturale, e in questo caso anche di ricerca, di recupero di materiali da costruzione e di scarti da cantiere, per far realizzare questa struttura dagli studenti universitari. Hanno cominciato a progettarla già dall'inizio dell'anno, e attraverso l'abaco degli infissi, che erano stati infissi dismessi da un cantiere di ricostruzione, tra l'altro del centro storico dell'Aquila, è stato prodotto una serie di facciate di configurazione diverse attraverso l'intelligenza artificiale, per dar vita poi alla configurazione migliore, che però nel corso del tempo può anche modificarsi a seconda delle esigenze e dell'utilizzo che se ne vorrà fare in futuro. Quindi vedete, qui ci sono i telai degli infissi assemblati in maniera anche, sembra casuale, ma in realtà hanno una logica precisa, e sono stati poi in qualche modo inseriti all'interno dei telai dei pannelli di scarti di facciata ventilata, provengono da un intervento di super bonus, con le quali sono stati inseriti questi pannelli, che hanno anche una funzione acustica. E quindi, proprio in virtù di questo, al termine del convegno vi sarà un bellissimo evento musicale curato da Mariangela De Vita, che ha curato tutta la parte compositiva attraverso un compositore, appunto, Francesco Leneri, che, andando sui cantieri di recupero post-sisma, ha registrato i suoni del cantiere e ne ha fatto una melodia proprio ad hoc per il convegno di oggi. E infatti il nome di questo workshop è Upcycling and Music, appunto per descrivere questo legame. Esatto, l'upcycling è sostanzialmente il riciclo creativo, quindi quale altra vita
si può dare a questi materiali da costruzione, anche materiali che effettivamente ci sembrano materiali non riutilizzabili o comunque materiali che dovrebbero in qualche modo essere dismessi, possono avere invece un riuso creativo e in questo caso sono stati riutilizzati proprio per una rappresentazione culturale e musicale, quindi per fare proprio da scenografia, tra l'altro poi inserita qui nell'ambito del Palazzo dell'Emicillo, che ha comunque una suggestività importante per l'evento. Professore, si può dire che siamo proprio all'interno di questa opera, di questa installazione curata e realizzata dagli studenti, da lei diretti. Ecco, innanzitutto, come avete utilizzato l'intelligenza artificiale per fare questa sorta di quinta, così possiamo definirla? Questo è il progetto di uno spazio scenico che quindi abbiamo realizzato con i ragazzi del quinto anno del corso di laurea di ingegneria di architettura e nel caso specifico gli studenti dell'insegnamento di sistemi edilizi sostenibili. Quindi nel momento in cui siamo stati sollecitati anche dal professor De Berardinis ad svolgere questo workshop, nell'ambito del workshop quindi a realizzare uno spazio che poi potesse essere utilizzato per il concerto finale della giornata del lancio, abbiamo voluto mettere a confronto i temi dell'intelligenza artificiale con i temi del riciclo. Un riciclo che è visto in maniera creativa, diciamo così, che quindi vuole recuperare gli elementi dismessi dai cantieri e per poi ricomporli in altri spazi in maniera tale da dare un nuovo ruolo a questa cosa. Quindi, come potete vedere, il tema interessante è stato quello di ricomporre in forma diversa i moduli dell'abaco, dei serramenti che avevamo a disposizione per fare questo tipo di operazione. E quindi in quel caso è stato interessante mettere a confronto come la progettazione generativa, che è tipica poi dell'intelligenza artificiale, potesse poi intervenire sulla fase di gestione del progetto. Cioè, questo aspetto viene quindi a valle della fase creativa, che quindi è fatta chiaramente dal progettista, il quale poi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale può valutare una serie di soluzioni, quindi diciamo completare la fase analitica del progetto per poi quindi valutare quale soluzione di sintesi utilizzare per la definizione finale. Quindi in questo caso, per esempio, la modellazione di questi moduli ha portato a più soluzioni e quindi diciamo con l'intelligenza artificiale si possono verificare, una volta dati gli input di base, nel caso specifico della dimensione dei pannelli e i moduli a disposizione. Quindi in questo caso abbiamo fatto questo tipo di studio, diciamo, di ricerca. Siamo rimasti molto soddisfatti per questo tipo di lavoro e abbiamo anche capito come poi l'intelligenza artificiale potrà essere sempre più utilizzata anche nell'ambito dell'economia circolare, quindi anche il mondo poi delle costruzioni sarà sempre più interessato da questo tipo di nuovo procedimento.